Benvenuti in un nuovo video. Finalmente mi sono decisa a girare il video sulla mia dispensa che da un sacco mi chiedevate. La mia dispensa è esattamente quella alle mie spalle, che si vede spesso nei miei video e nelle mie storie su Instagram e di cui vado molto fiera. Devo ammettere che da quando immaginavo di venire a vivere da sola, che sognavo di avere una dispensa del genere, dove poter mettere tutte le mie cose che in casa non sapevo più dove mettere e mia mamma odiava, non vedevo l'ora di poterle appunto mettere dentro dei barattoli e poter dedicare piani interi a spezie, semini, cereali e cose strane, ecco, insomma, avete capito? Penso sia un sogno condiviso. In ogni caso, avendola mi sono poi resa conto che effettivamente era impensabile travasare tutto e avere un barattolo dedicato a ogni cosa e soprattutto che ci sono cose che ha poco senso travasare, ad esempio la pasta non mi metto a travasarla, quindi diciamo che ovviamente non travaso tutto, ma molte cose sì. Non è quindi ordinata e bellissima come vorrei che fosse, ma ne vado comunque molto fiera. Quindi in questo video ve la mostro da capo a fondo, come dire, così vi faccio vedere anche un po' tutti quegli ingredienti particolari che spesso mi chiedete e che appunto ho nella dispensa e già che ci siamo magari ci spendo due parole. Quindi bando alle ciance, cominciamo con questo video. Partiamo da questo piano dove c'è sempre stata una pianta che nel tempo è cambiata. Adesso c'è questa che mi ha regalato una mia amica e che è molto bella. Qui abbiamo delle casse, poi vabbè qualche elettrodomestico, lo spremiagrumi, questo è il mio magico tritatutto, friggitrice d'aria che è un getto ingombrante ma, come dire, qui sta bene, non disturba. Questo è il piano che io chiamo piano delle spezie, anche se in realtà c'è un po' di tutto. Qua c'è della granella di pistacchi, questo con di alghe, germe di grano, che sono queste che io travaso ma non ci stanno tutte. E comunque, visto che me lo chiedete spesso cosa sono i germi di grano, io le uso in pratica sopra spesso la pasta, ma in realtà si possono mettere nelle minestre, nello yogurt, e sono appunto il germe del grano, quindi la parte più nutriente che ci sia, e infatti hanno questi valori e non c'entrano nulla con il lievito alimentare, che invece è proprio un'altra cosa. In ogni caso sono entrambe molto ricche di fibre, proteine e micronutrienti. Qua abbiamo un po' di tè vari, scatole che io conservo. Qua iniziano le spezie, abbiamo cipolla, cannella. Qua ci sono delle ovette, queste sono foglie di salvia conservate, sale rosa, golden milk, un po' di timo, bicarbonato, altra cannella, peperoncino, origano, semi di garofalo, qua dell'alloro e qua inizia la mia scorta di spezie che uso sempre per fare le mie ricette varie. Questi sono tutti dei curry molto buoni e particolari che avevo preso a Londra tantissimi anni fa e che ancora conservo gelosamente. Mentre in questi barattolini tutti uguali c'erano le spezie prese in India, che invece stanno terminando. Infatti ad esempio qua questo curry è finito e ci sono adesso dentro i peperoncini che mi ha dato la Giulia. Qua credo ci sia della curcuma che io non uso mai perché non so usarla, queste sempre spezie indiane. Ah, e questo è il masala tea, ovvero il chai tea, che è quello indiano originale che in India avevamo scoperto e io lo uso tipo negli impasti dei dolci. Passando a questo ripiano, invece, io lo chiamo ripiano delle farine. Abbiamo qua una serie di pacchi, sono tutti quelli di Swari che ancora ho. Questa avena istantanea che ho appena preso. Quella invece è al cioccolato. L'ho travasata in parte in questo vecchio barattolo, che io conservo sempre questi qua del burro d'arachidi da un chilo perché tornano sempre utili. Queste che erano delle proteine vegane della Vegavero che ho finito, qua dentro ho travasato l'avena visto che l'ho divisa. Queste invece sono quasi finite, sono invece le proteine alla vaniglia. Qua abbiamo della farina di carrube, sempre top per fare impasti perché dà quel gusto leggermente dolciastro simile al Nesquik e rende anche molto più morbidi gli impasti. Qua abbiamo dello zucchero perché anche se non lo usiamo mai, dello zucchero serve sempre, pan grattato, altre farine che ovviamente vorrei tutte poter travasare ma non ho tutti questi barattoli quindi le nascondo un po', castagne, quella di ceci sempre presente, questa era una farina di amaranto, grano arso, quella per la pizza io la uso anche come fosse una farina zero.
poi qua abbiamo del riso soffiato, che in realtà dovrei travasare qua perché questo è il barattolo dedicato a queste cose, ma siccome è ancora chiuso lo lascio chiuso. Qua abbiamo avena, anche qua la travaso ogni volta che apro una nuova confezione, e ho dentro un misurino, che sono sempre i misurini accumulati negli anni. Qua abbiamo del cocco rapé, che uso molto poco, devo dire. E qua le fette biscottate, che io travaso sempre perché queste della Mulino Bianco, che sono le mie preferite, sono in quelle confezioni che prendono aria. Le chiudo qua dentro e si conservano super bene. Qua mi manca un barattolo. È del riso. Queste crocchette che vedete le ho appena messe, prima qua avevo altro, ma infatti non c'è una regola, quando se ne libera uno lo riempio. Sono i bocconcini di soia con cui faccio lo spezzatino, ci stavano perfettamente quindi li ho messi. Questo barattolo vuoto in realtà è quello dei biscotti di Luca, che ora sono finiti, sono da aprire, quando li aprirà ce li metterà. Qua abbiamo un altro piano un po' disordinato. Qua abbiamo sempre del pane in cassetta perché serve sempre, anche se è meglio non abusarne, però sta lì, tanto si conserva. Poi abbiamo qua varie cose, tipo adesso ci sono questi dei grissini, questo è un pacco di digesti e questi sono i gran cereali che solitamente vanno in questo barattolo. Poi vabbè, c'è un pacchetto di cracker. E quindi questo lo chiamerei il piano del pane barra biscotti carboidrati. Questo è un altro piano molto incasinato. Quelli che vedete qua sono una scorta infinita di caffè Illy. In realtà questi due sono caffè alla vaniglia che abbiamo travasato scrivendolo, ma tutti gli altri sono chiusi e sono caffè Illy che mio nonno mi manda dalla Puglia. Poi qua abbiamo dello sciroppo d'acero, varie marmellate, burri chiusi tipo questo, del polline, dei semi di sesamo, altra marmellata, tahina chiusa, quest'altro burro Prozis, noci, marmellate, marmellate. Poi qua c'è un altro burro, regalo della Giulia. E in realtà qua iniziano anche cose che non sono propriamente dolci, tipo questo ragù di cinghiale, un risotto ai funghi. Qua abbiamo un sacco di miele, questo me l'ha portato una mia collega, artigianale buonissimo. Miele invece un po' più scrauso del supermercato, che avevo preso per fare le granole. E qua delle conserve tipo pomodori secchi e altri peperoncini farciti. Poi arachidi, giustamente nel barattolo col loro nome, insomma. Cacao, questo qua del Lidl amaro è il migliore, io lo compro da sempre perché costa pochissimo ed è quello con cui mi viene meglio in assoluto la cremina di cacao amaro. Lì dietro c'è della citrosodina, non so, il bicarbonato per digerire, che però non usiamo mai. Questa è una crema regalata da un'amica, non l'ho ancora aperta e non ho ben capito cosa sia, ma prima o poi lo scopriremo. E in questa scatola, sempre regalo della Giulia, lievito alimentare, che mi sono abituata a tenerlo là dentro, ma in realtà dovrei forse tirarlo fuori, perché sennò mi dimentico sempre di averlo e non lo uso. Che appunto dicevamo non è la stessa cosa delle germe di grano. Viene utilizzato tantissimo nelle diete vegetariane e vegane, in quanto comunque apporta un sacco di vitamine, vedete nei valori qua. Ed è ottimo per mantecare, amalgamare, creare delle cremine, in quanto ricorda anche molto il sapore e l'odore del formaggio, quindi ha un po' quella funzione. Però io devo ammettere che non sono espertissima di lievito alimentare. Passiamo a questo piano che in realtà è poco interessante, abbiamo delle posate, dei calici che non usiamo mai, i joystick di Luca in questo coso che sarebbe quello del pane, dove ovviamente mettiamo sempre un tovagliolo. Questa è la nostra ciotola gigante dell'insalata. Questa è una scatola di porcherie ancora avanzate, che essendo lì sempre chiusa ce ne dimentichiamo, infatti sono lì, ma se anche dovessi lasciarla aperta sono sicura che finirebbe in fretta. Qui dietro abbiamo olio vario, anche lì che noi poi travasiamo, aceto. Qui abbiamo altri dolci, dei cracker, e questa è una scatola piena di tisane. Mentre qui abbiamo un po' di altre scorte, in questo momento ci sono queste cose ancora che non ho mai aperto, che avete visto in altri video unboxing e che prima o poi giuro che farò. Qua
Ci sono le fette biscottate un po' nascoste. Passiamo all'ultima parte della dispensa. Abbiamo il ripiano pasta, dove ovviamente varia ogni volta quel che c'è. In questo momento abbiamo molta varietà, devo dire, perché ci sono conchigliette integrali, legumotti, questa pasta qua particolare, fusilli, quinoa, pasta integrale, polenta. E lì dietro ci sono le bugiate e dei super paccheri che non useremo mai. E un barattolo vuoto, che però è troppo grande, non so mai cosa metterci. Qua abbiamo altra pasta, dove ci sono queste foglie d'olivo, del riso, della pasta proteica che non uso mai, e la pastina. Qua abbiamo altra pasta felicia. Ah, ora che ci penso, ho balzato un ripiano, che è questo qua, pieno di pasta felicia, che ho da tantissimo e non uso, solo perché a Luca non piace tanto, e quindi se faccio la pasta per entrambi faccio quella normale. Le poche volte che me la posso fare me la faccio, però non capita spesso, anche se io l'adoro questa qua di legumi, anche questa particolare. Qua ho del grano saraceno, di avena, noodle per pad thai più spaghetti, couscous, una piantina, e là dietro abbiamo altra pasta, e qua in questa scatola del riso. Questo è il piano invece, diciamo, dei barattoli aperti e delle cose che si usano. Quindi abbiamo i cereali di Luca, del burro d'arachidi aperto crunchy, dell'orzo, i filtri del caffè, e qua sempre tutti i barattoli aperti, quindi quelli che stiamo usando, di burri vari, ma anche volendo di miele e cose così. Questo infine è il ripiano, diciamo, degli alcolici, dove in realtà ci sono queste birre che sono dei ricordi, perché se le erano fatte al liceo Luca e i suoi amici con le loro foto. Questo è dell'olio, perché di giù non ci stava effettivamente l'olio, lì non c'entra molto. Coca-Cola, vino, Aperol, frutta, in cui in realtà adesso abbiamo delle patate, però questa è la cesta della frutta. Qua sotto altre cose che cerco di nascondere, ma con scarso successo, abbiamo sempre del latte di soia, della passata, qua c'è una borraccia, dell'aceto, un tonno e una salsa e altro pomodoro. Pure qua non c'è una vera regola, in questo momento c'è dell'orzo e del farro più tutti i legumi vari dell'altra pasta e del caffè. Però non c'è una vera regola per questa cosa presa all'IKEA, che è molto carina secondo me. Ultima parte, che non è qua dentro ma comunque la reputiamo dispensa, si trova in questi cassetti sotto la TV, dove c'è un ripiano intero in realtà di cibo che non dovrei riempire perché si sta sfondando, ma non so più dove metterlo. Abbiamo una parte di tutti i miei integratori della Vega Vero, scorte di avena che man mano che apro travaso, altra pasta, spezzatino di soia, altro spezzatino di soia, altri cereali vari, caralli, questi li stiamo conservando gelosamente perché vengono diretti dalla Puglia, anche questi. Qua c'è sempre del cioccolato, che finché è chiuso lo teniamo qua, poi lo mettiamo in frigo. Questa idrolitina e lievito di ogni tipo. Qua abbiamo le gocce di cioccolato, altre spezie e basta, un barattolo vuoto e del tonno. Direi che è tutto. Come sempre vi chiedo di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di lasciare un commento con qualche consiglio per i prossimi video, perché ogni vostro consiglio è ben accetto, anche perché è nel mio interesse portare contenuti che a voi piacciono, appunto. E basta, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, dove magari faccio vedere un po' più di cose e tips anche sulla spesa. Detto questo, ci vediamo in un prossimo video.